Luca, 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 sta per venire Martina, te ne devi andare? Ma non è possibile, io tra 10 minuti tengo l'interrogazione di storia. Io devo portare le ragazze a casa, devi fare l'interrogazione di storia con la didattica a distanza, per piacere. Ma certo, mica posso fare l'interrogazione in base agli impegni di Martina, proprio perché Martina sta piena di impegni. Allora, vieni qua, facciamo una cosa, tu mi suggerisci. Così, prima faccio questa interrogazione, prima tu fai, cioè, ti interroghi a Martina, proprio perché questa professoressa non se ne scende proprio, e ha questa la schifo proprio. Buongiorno prof, vi siete collegati un poco prima. Sì, iniziamo l'interrogazione che è meglio, sì. Allora, il motto della rivoluzione francese. Il motto è molto bello. È molto bello. È molto bello. No, prof, il motto è liberté, égalité. Fratamme! E fratamme. Senti, ti chiamo dopo che sta per venire Martina, capisci? Ma che mi hai fatto dire liberté, égalité e fratamme? E vabbè, quello è francese, arriva dal napoletano, il fatto dell'invasione bombolonica. Scusatemi, prof, è andata un attimo via la connessione, per ora tutto a posto. Sì, un'altra domanda. La seconda guerra mondiale, il periodo della seconda guerra mondiale va dal 39 al 45. Tre paia a un euro. Ma cosa mi hai fatto dire? Ma che guerra è? I fantasmini con dei calzerotti. No, scusatemi, prof, è che praticamente è caduto il lampadario sul computer e se n'è andato un attimo via la connessione. No, stasera c'ho la partita di calcetto. Shh, non urlare. Sì, un'altra domanda. Mussolini, durante la seconda guerra mondiale, fece il discorso al popolo in piazza Venezia a Roma. A che ora? 8:30? Erano le 8:30 più o meno. Suggerisci. No, ragazzi. Allora, e Mussolini, sì, praticamente uscì fuori a questo balcone e disse: no ragazzi, stasera non è cosa, facciamo un altro giorno. No ragazzi, questa sera non è cosa, facciamo un'altra volta. E se ne andarono tutti. No prof, ho studiato, me lo ricordo, Mussolini andò fuori al balcone e disse: mamma mia Luca, sta giù al palazzo! Sta giù al palazzo! Fatela salire! No prof, lo giuro, io volevo studiare ieri, però purtroppo purtroppo è scappato il cane. Mannaggia morto, è tornato il cane. Ora posso studiare, datemi un'altra opportunità. Grazie prof, mercoledì alle 11, grazie. Quando? Mercoledì alle 11. No, ho tengo appuntamento con Patrizia. Martina? Bene, tutte e due. No, ma io devo studiare. Martina! Devo studiare, mi fai bocciare. Martina! Devo studiare.